mia. Ma se le vanserrata raucieddi, non scoglio un trattenuto ralomari. Li capì di toi sola ulivi, scegliati e pettenati raloviento, che sì ciliento mia. Residdi e de castagne sape l'aria, e adorare inestre e de mortedda, e si sagli alla Maronna relo monte, te pare racchianare un paraviso. Che sì ciliento mia. La gente tua spersa pelo monno te porta un funno ai pensieri suoi, e solo sperisce venì a morì bere a una chianta refico ora ulivo. Che sì ciliento mia, terra voita e senza patroni, con 100 paesieddi scarcagnati, casinge nasci come no crapetto, subito sai cos'è la libertà. Grande successo per la prima edizione del Cilento Film Festival, tenutasi domenica 14 settembre nel comune di Casalvelino. Nutrito il parterre dei premiati, tra cui attori e registi. Doveroso citare il maestro De Vita, le cui parole hanno aperto questo servizio. Ai nostri microfoni tutti gli ospiti, e in chiusura il direttore artistico del festival, Claudio Correale. Il mio rapporto con il Cilento è, devo dire, ottimo, perché 2 anni fa ho girato un film con Amanda Sandrelli come protagonista in tutta questa zona, da Agnone a Castellabate Marina, Casalvelino, e devo dire che è stato poi un piacere, perché ci sono dei posti straordinari, un territorio dove sfido chiunque a dirmi che c'è un posto dove non si mangia bene. E, insomma, no, in realtà anche siamo stati anche nell'interno, devo dire, siamo anche, diciamo, allontanati dalla parte marina. Adelmo Togliani, lei è reduce da un lavoro, dal lavoro cinematografico, ce ne può parlare? Sì, ho finito adesso di girare L'Uomo Volante, un'opera che ha avuto il riconoscimento dal Ministero dei Beni Culturali, un'opera che vede protagonista Bianca Guaccero. Sono molto felice di aver realizzato quest'opera, che dura circa 25 minuti, è un corto che è ambientato tra gli anni 80 e oggi, quindi si può dire un film in costume. E, è stato per me un grande onore ovviamente avere Bianca Guaccero, perché sono anni che conosco sia lei che il marito, un regista bravissimo. È un film d'amore, e diventerà un film d'amore, perché insomma la premessa, questo corto è solamente la premessa per un film di più ampio respiro. E ho voluto raccontare l'amore in senso analogico, quindi un amore secondo me ormai perduto, perché siamo sempre presi col telefonino, gli sms, le email, le immagini, i selfie, e ha perso un po' il sapore, diciamo, del contatto, no? Un sapore fisico molto più di profumi, di odori, di tatto, insomma è una cosa che è cambiata tanto. Nel film Volante viene raccontato questo, e sono felice, insomma, di aver avuto anche il sostegno del Ministero dei Beni Culturali, che dà ovviamente ancora più credito a questa operazione. Siamo adesso con Peppe Esposito, altro ospite del Cilento Film Festival, e anche con un piccolo ospite, un piccolo attore. Sì, salve, saluto tutta la fascia di Cilento, appunto, film, Paolo, che naturalmente sta qua insieme a me, Paoletto. Saluto Correale, che ci ha invitato a questa kermesse del Cilento Film Festival. Sono qua in veste di produttore cinematografico, per aver prodotto il film Il Silenzio di Lorenzo, che parla appunto della scomparsa del sindaco Lorenzo Rago di Battipaglia nel 1953 e del sindaco Vassallo nel 2010. Poi stasera faremo una chicca in anteprima mondiale, un qualcosa che parla del treno di Balvano. Volevo solo vivere, il film che con Carlo Croccolo uscirà fra una ventina di giorni. Quindi siamo qua e ringraziamo appunto per la grande ospitalità.
promozione del territorio, quello che si pone il Cilento Film Festival. Sì, sì, portare comunque il Cilento nel mondo fa sempre bene, anche perché abbiamo intenzione di girare il nostro prossimo film tra Casalvelino, Ascea e in questa zona. Il film, vi vorrei anche parlare, perché è un film che parla di Mamma Lucia, che sarebbe una donna di Cavalli di Reni, però è una chicca che diremo poi. Prima edizione del Cilento Film Festival, e due dei premiati sono qui con noi, Lucio Ciotola e Fabio Massa. Perché questo premio? Cosa presentate questa sera? E perché questo premio? Credo che l'organizzazione, la direzione voglia premiare un'opera tutta napoletana, un'opera del sud, fatta con sforzo e sacrificio da tre produzioni indipendenti e autonome, così come la distribuzione. È un film che è uscito l'8 maggio, è stato girato nell'Agro Nocerino Sarnese e parte della Puglia, con Santa Maria di Leuco e le Maldive del Salento, e niente, siamo ancora in giro, infatti anche questa sera in occasione del premio vediamo la proiezione di questo film. È stata un'esperienza abbastanza simpatica, un'esperienza abbastanza formativa, perché abbiamo avuto con noi un mostro sacro del cinema, del teatro napoletano, per non dire italiano, che è Carlo Croccolo, che ha insegnato tantissimo ai giovani, di cui uno ne fa parte qua, che fa parte del cast, fa la parte di mio figlio, di questa famiglia di Scannapiego che va in vacanza, e proprio lui potrebbe dire due parole per quanto riguarda l'esperienza sul set con questo mostro sacro Carlo Croccolo. Cosa ne pensi di questa tua esperienza con questi grandi attori, questi grandi registi? Sì, sicuramente una bellissima esperienza, poi questa è una bellissima manifestazione, una grande accoglienza. Come ha detto già Lucio, ho avuto l'onore di recitare con un mostro sacro del cinema, Carlo Croccolo, parecchie scene proprio solamente io e lui. E poi niente, sono Beniamino Scannapiego, che vi devo dire, mangio sempre, no? Sono il classico bambino napoletano di 14 anni. Buon cresciuto, divertimento. Da 14 anni però. No, vabbè, no, un anno è passato. No, Fabio è cresciuto. Ma no, Fabio, non so cosa andate facendo. Vabbè, comunque andate, vedete questo film che è molto bello, perché sta Beniamino Scannapiego e poi Fabio Mazzi è un grande. Carlo Croccolo ti ha dato qualche consiglio durante le riprese? Sicuramente, è stato veramente un grande piacere stare con lui. A me Carlo Croccolo, al di là della nostra vecchia amicizia, ha dato veramente lezioni di professionalità un po' a tutti quanti noi, sì. Anche noi di una certa età e con un po' di esperienza, perché era il primo ad arrivare sul set con la sua età, voglio dire, mentre noi cercavamo di tenerlo un po' più cautelato, più tranquillo, no, era il primo ad arrivare sul set e l'ultimo ad andare via, è sempre pronto a intervenire, a dare un consiglio, è sempre lucido, ma fortemente preparato per quanto doveva girare la sua scena, cioè non abbiamo avuto un ciak in più dopo. Allora io credo che questo sia l'insegnamento innanzitutto dell'umiltà, della modestia per essere veramente dei grandi. Lo studio che c'era alle spalle del personaggio, sulla sceneggiatura, ci ha insegnato grande l'umiltà di una persona che comunque dopo tanti anni avrebbe già potuto dire ho detto tutto, e invece no, ha voluto sperimentarsi ancora di più, dare soprattutto anche a noi soddisfazione come registi e come coautori del testo, e quindi grazie veramente a Carlo per la splendida esperienza che ci ha fatto vivere a tutti quanti. È un grande esempio di professionalità ma anche di umanità. Sì, sicuramente, sì. Perciò dicevo, cioè l'umiltà, cioè l'essere così modesto, stare insieme a noi, mangiare il cestino con noi, dare consigli, lavorare con noi, giriamo così, io credo che è da poco, ed ecco perché si arriva poi a una veneranda età come quella di Carlo, con una grande serietà professionale, ad essere un grande. E quindi l'insegnamento principale che ci è stato dato a tutti quanti, e che io voglio ancora trasmettere ai più giovani, l'umiltà, la modestia, si arriva sempre, come diceva il grande Eduardo, ragazzi, gli esami non finiscono mai. Sì, sono molto felice di essere qua, è bellissima la cornice, conosco già un po' il Cilento, quindi è un po' un ritorno. E niente, sono curiosa di vedere questa serata come si svolgerà, ci sono un sacco di amici, sicuramente Adelmo Togliani che vedo là che mi fa le facce, è uno dei miei cari amici che sta partecipando al festival. E niente, vedo che la piazza si sta riempendo, quindi adesso vediamo un po'.
Margi Villa del Priore, insignita del premio Parmenide alla prima edizione del Cilento Film Festival. Beh, per me è un grande onore, essendo giovanissima, io ho solo 39 anni, questo è il mio 14° premio. È un grande onore perché quanti arriva sempre un momento quando decidi di smettere. Contemporaneamente a me è arrivato il piccolo ruolo in Squadra Antimafia ed è arrivato subito dopo il premio, quindi comunque i premi ti motivano ad andare avanti. Comunque dopo 22 anni di teatro, sì, è vero, non cerchi più, come diceva il Nordo Fuad in una grande, in un suo libro, diceva dopo 21 anni, 20 anni gli addetti ai lavori ti incominciano a conoscere, ci aveva pienamente ragione, è così, devi investire una vita a questo lavoro, devi investire completamente una vita. Beh, devo dire la verità, dopo mille peripezie siamo qui questa sera presenti in questa perla del Cilento, Casalvelino capoluogo, davvero una realtà bellissima. Desidero ringraziare fortemente la vostra presenza a livello di network, ma desidero ringraziare qui, ho un degno testimone alla d'eccezione, un mio grande amico Adelmo Togliani, che questa sera, oltre ad essere premiato, e con lui tanti altri nomi che avete intervistato anche prima, davvero una prima edizione che ha tenuto a battesimo il sottoscritto, ma non per l'io persona, ma soprattutto per quelli che sono i progetti, perché il Cilento Film Festival vuol far sì che questo Cilento diventi un centro per produzioni indipendenti, ma anche, perché no, grandi produzioni pronte a investire e a regalare a quello che è il parterre d'eccezione del pubblico italiano e non solo, questi luoghi straordinari e incantevoli che il Cilento ci offre. Questa scelta è una scelta voluta fortemente per questo grande legame che mi lega con questo territorio, perché, come tu ben sai, per metà salernitano ma per l'altra metà cilentano a tutti gli effetti, ho voluto rendere omaggio alla mia terra, a questa terra che sento mia, e regalare loro una serata magica. Ringrazio Adelmo, ringrazio Cristina Puccinelli, ringrazio Lucio Ciotola, insomma tutti i personaggi che vedrete su questo, anche se immaginario, red carpet di questa prima edizione del Cilento Film Festival. Grazie. Ad impreziosire la serata, la splendida voce della giovane cantante cilentana Nicole Zienna. La mia stanza è là con le vaste.